Ancora in tour con Abruzzo dal vivo in collaborazione con l'ACS. Siamo a Castel Castagna in una meravigliosa location che è quella di Santa Maria di Ronzano e ci fa compagnia il primo cittadino, il sindaco Rosanna De Antonis, che a microfoni spenti mi diceva: abbiamo voluto scegliere una iniziativa un po' di nicchia, non la solita sagra di paese, ma mettere in risalto il territorio appunto con un qualcosa di qualità. Assolutamente sì, per carità, tutte le iniziative che sono finalizzate a valorizzare il territorio sono iniziative ben accette, però noi questa volta abbiamo voluto puntare su un livello culturale, tant'è vero che questa sera farà un concerto il maestro Ganesh del Vescovo, il cui piacere chiaramente in questa occasione è duplice, perché oltre a essere un maestro di chiara fama internazionale ha origini a Castel Castagna, per cui abbiamo voluto fortemente farlo tornare qui dove ci sono le sue radici e chiaramente deliziare le nostre orecchie con la sua musica. È un tour organizzato ed è nato il tutto per mettere in mostra quei paesi martoriati dal sisma e non solo. Io credo che il messaggio stia passando non solo in Abruzzo ma anche fuori dai confini regionali. Questa è un'iniziativa che insieme ad altre iniziative che si stanno svolgendo, si svolgeranno in altri comuni del cratere, vogliono proprio promuovere i territori chiaramente colpiti dal sisma, ma vogliono altresì far conoscere i nostri territori, che sono dei territori meravigliosi, tant'è che questa volta c'è stata una sinergia di tanti comuni, tutti accomunati dall'unico obiettivo, cioè valorizziamo, promuoviamo i nostri territori. I comuni dell'entroterra hanno più difficoltà rispetto a quelli che si affacciano sulle sponde del mare Adriatico, non solo per la popolazione che naturalmente tende ad andare via, e anche appunto a causa del sisma. Voi sotto questo aspetto come siete messi? La ricostruzione va avanti o ci sono ancora dei cavilli da dover superare? Allora, sicuramente i comuni dell'entroterra fanno più difficoltà, però vedo che c'è soprattutto negli ultimi tempi un apprezzamento, una voglia di conoscere le aree interne, di conoscere i paesi montani, i paesi collinari, le abbazie, insomma tutte le ricchezze, l'enogastronomia, insomma tutte le ricchezze che accomunano le aree interne. È chiaro che il sisma ha creato un problema molto grande, anche il nostro comune non è stato risparmiato, tant'è vero che siamo un comune del cratere, però vogliamo dare un messaggio di ottimismo adesso, dobbiamo tutti unirci, ricostruire, rimanere sul territorio, ma anche andare avanti con ottimismo. Thank you.
all'interno dell'abbazia di Santa Maria di Ronzano con il maestro del vescovo. Abbiamo scoperto tramite il primo cittadino che lei ha le radici qui a Castel Castagna e quindi immagino un'emozione in più, oltre quella appunto di dover suonare in questa location così mistica e affascinante. Sì, io provengo da questa zona di Ronzano precisamente. I miei genitori fra l'altro sono seppelliti qua in questo cimitero. È vero, per me è una grande emozione, è come ritornare a casa. Mentre prima provavo l'acustica, io ho suonato, suono in teatri importanti e non, però la prima volta mi sono sentito a casa. Mi sono sentito proprio di una sensazione proprio di essere a casa, molto forte, questo è molto bello. L'acustica è meravigliosa, la posta è veramente bello. Sotto l'aspetto musicale che cosa ascolteranno e che cosa ascolteremo questa sera? Dunque, io inizierò con un pezzo di musica antica di Leopold Weiss, suonerò un pezzo che è stato scritto per uno strumento che si chiama arciliuto, che aveva molte corde in più, e userò anche una chitarra a 13 corde, che originariamente era a 8 corde, me la regalò il mio maestro Alvaro Company, famosissimo allievo di Andrea Segovia. E poi io con il tempo la modificai, li aggiunsi io con le mie mani proprio le corde, per poter suonare come è scritto nell'originale proprio questa musica. Quindi un concerto molto originale, non capita tutti i giorni di ascoltare questo tipo di musica e di osservare determinati strumenti. Sì, certamente, specialmente in questo luogo, diciamo così. Quindi suonerò, spazierò poi dai compositori spagnoli, suonerò anche una trascrizione di Claude Debussy, dai Children's Corner, suonerò il numero 6. Poi suonerò anche Bach, una suite, lo suonerò sempre con la 13 corde. La suite 996, anche perché lì ci sono dei bassi che hanno con le 6 corde non si potrebbero fare. E finirò il concerto con una serie di musiche mie, composizioni mie, anche dove uso tecniche particolari, e alcune musiche l'ho scritte proprio in questa zona qui, l'ho scritta a Ronzano. Allora in bocca al lupo per questo concerto e buona musica. Grazie, di solito non mi piace dire in bocca al lupo, dico viva il lupo, perché povero lupo, che viva il lupo. E allora viva il lupo, buona musica a tutti.